Conoscenza e tutela dell'area marina protetta tra diritto e buone prassi è il titolo dell'incontro promosso dal Circolo Canottieri Agropoli e dalla Lega Navale di Agropoli con il coordinamento dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Agropoli diretto dal tenente di vascello Giulio Cimino, che si è tenuto lo scorso giovedì 29 agosto alle ore 18 presso il Palazzo Civico delle Arti di Agropoli. Noi, oltre ad andare in canoa, amiamo andare per mare con le nostre imbarcazioni. Quest'estate, per fortuna, abbiamo trovato tante aree con posizionamenti di boe, tale da poterci fare ancorare senza alcun problema. E parlando un giorno con il comandante, abbiamo deciso di fare un manuale tale da darlo a disposizione a tutti i diportisti, anche chi in quella circostanza non sapeva dove ormeggiare, con un bel manuale informativo dove lui potrà, il diportista, il prossimo anno, consapevole delle aree predisponate all'ancoraggio. Come Guardia Costiera abbiamo ritenuto opportuno far precedere l'attività sanzionatoria da quella divulgativa, tenuto conto della stratificazione della normativa che disciplina l'area marina protetta di Santa Maria di Castellabate, e quindi fornire una guida di pronta consultazione che elidesse quel rinvio materiale che spesso le norme ci costringono a fare ad altri articoli, altri atti normativi, creando una confusione, un'incertezza che sicuramente va a danno della tutela dell'ambiente nel caso di specie, e quindi poi risulta foriera di verbali. Il nostro lavoro relativo alla ricerca di responsabili di missioni illecite di questo tipo è incessante, come sapete. Noi dobbiamo preoccuparci di far sì che anche i depuratori comunali funzionino alla perfezione, e d'altra parte quello che noi quando interveniamo perché gli enti preposti, cioè l'ARPAC e la Capitaneria di Porto, ci segnalano delle situazioni che sono ovviamente patologiche, e su quelle bisogna porre rimedio. È chiaro che il nostro lavoro non si ferma, la Capitaneria di Porto del territorio di questo circondario lavora in modo incessante, lo ripeto, su questo fronte. C'è stato un grande supporto della Capitaneria di Porto, il comandante Cimino, che ha fatto un lavoro eccellente, devo dire. E oggi uno dei temi fondamentali delle nostre aree marine protette soprattutto è l'informazione. Noi dobbiamo informare, dobbiamo far capire non solo le scelte che vengono fatte, ma far capire le norme, far capire anche come comportarsi quando si sta a mare, far capire ai tanti, perché la maggioranza fortunatamente sono persone che amano il mare, perché chi oggi ha una barca non è uno sciacallo, non è uno che vuole distruggere il mare, ma ha tutti gli interessi a tutelare il patrimonio che noi abbiamo delle nostre coste. Quindi poi ci sono le eccezioni, ovviamente ci sono sempre, però noi rispetto a quelle eccezioni poi dobbiamo dare dei segnali forti. E se ci sono anche delle criticità, noi abbiamo detto agli operatori del settore, siamo pronti a discuterle, siamo pronti anche a rivederle laddove ci sono state anche delle possibilità di migliorare un qualcosa. Noi non mettiamo delle barriere, ma noi creiamo oggi delle condizioni che, laddove c'è il buon senso, nel rispetto ovviamente delle norme e della tutela dell'ambiente, in questo caso del mare, noi siamo pronti a discutere anche alcune norme che magari hanno creato qualche disagio e qualche problema.